Buongiorno Vostra Omnes. Allora, mi metto qua. Oggi voglio parlare di una cosa seria, una sorta di video impegnato. Io ho parlato con Paolo, il serpente ovviamente, e lui si occupa di cose un po' tenebrose, oscure. È uno studioso, lui ha dedicato, no, ha dedicato, a, dedi, non è non dedica, però lui piace studiare, piace sapere, e si informa sempre lui, non io, perché io vivo, sapete, sono povero, quindi che mi informo. Di là non posso andare, non ci andrò nemmeno. E niente, mi raccontava, gli facevo delle domande, un po' stuzzicato, domande. Insomma, io gli ho chiesto che cos'è, non ho mai capito, gli ho detto, il significato di omicidio di stampo mafioso. Perché, beh, io sono italiano, nato in Italia, ho vissuto sempre in Italia, quindi, vabbè, però non ho mai capito. Non, lui mi ha detto, l'omicidio di stampo mafioso, mi ha detto, Paolo, Serpente funziona così. Loro andavano, anzi, solamente c'era una persona, un mafioso che andava a uccidere un'altra persona, sicuramente, cioè, il mafioso chiaramente era un criminale, vabbè, comunque per informazione, né più né meno. E quell'altro, naturalmente, ma non, dice non era un criminale, non lo so, vabbè, comunque sono cose che io non sono informato di questo. Insomma, andava e uccideva la persona a colpi di pistola, scaricava tutto un caricatore. Ora, che cosa succedeva dopo? La pistola, che questa è una maschera, no, va bene lo stesso, la pistola gliela gettava accanto, sopra il cadavere, sopra il corpo, gliela gettava. Quando lo uccideva non c'erano i guanti, cioè proprio lei gettava. Insomma, Paolo Serpente mi ha detto questo era per fare capire chi comanda. Come dire, io ti do anche le prove che sono stato io a ucciderlo, vediamo quello che fai. Questo perché naturalmente, che gli devo dire, viveva in un certo ambiente ovviamente, però l'omicidio di stampo mafioso, che io te l'ammazzo, cioè, naturalmente è una storia che raccontava Paolo, Serpente, sì, sono informazioni, sono cose che comunque molta gente già le sa, dai, sono io che non le sapevo, ma ve lo dico a voi, poi magari scrivete se è vero o non è vero, che ne so. Comunque io ve l'ammazzo, ve lo uccido. Poi l'arma con cui l'ho ucciso, che è una pistola, che gli ho scaricato tutto il caricatore addosso, diceva lui, poi vabbè, magari sparava un po' di meno. E la pistola gliela butto accanto, sopra il corpo, gliela butto là, per fargli capire chi comanda. Come dire, vuoi le prove? E ti do anche le prove, ti do. Vediamo quello che fai. Naturalmente era riferito a chi poi andava a vedere che era successo e tutto il resto. Bene, io vi ho dato questo qua, questo è niente, un video un po' così, magari sì, certo, lo metterò in una certa maniera, devo ricordarmelo, ma comunque era per informare, perché non ho mai capito cosa vuol dire un omicidio di stampo mafioso. Poi magari racconterò anche qualcos'altro, se vi interessa, poi magari sono convinto che voi ne sappiate davvero più di me, guarda, sono io che vivo proprio e non le so molte cose, a parte non è che mi siano mai interessato più di tanto, però tanto capita che così mi debba per forza formare, la traduco così. Vabbè, ditemi cosa ne pensate, se è vero o non è vero, ma lui di Paolo Serpente ha detto che è proprio vero, quindi, capito? Sparava, uccideva, poi la pistola la gettavano là. Come dire, ora si guarda chi comanda, ti do anche le prove. Buona giornata a tutti.